In principio è sempre buio. Quando mia madre morì, mi dissero che vagava in quel buio. Quando so di essere solo, ho una strana abitudine. Cammino nell'oscurità, sperando di trovarla. Ma non l'ho mai più vista. Frankenstein, il sogno degli amori orfani, è l'ossessione della vita eterna. Victor intraprende il suo personale viaggio nel giardino dell'aldilà, fra gli alberi silenziosi, da cui pendono i nastri del lutto, quegli stessi nastri che, come un cordone ombelicale, conducono tutti allo stesso luogo, la casa della madre perduta, la sola a possedere il dono terribile dell'immortalità. Cercare l'eternità è cercare il terribile e il meraviglioso. È guardare nel buio ciò che ad un uomo è negato, e questo per la sua felicità. Cosa significa vivere per sempre? Tormentarsi per l'eternità con le domande, i dubbi? Sentire per sempre la disparità fra i voli della mente e la debolezza del corpo? Baudelaire dice: la morte ci consola, ahimè, e ci fa vivere. È lo scopo dell'esistenza, la sola speranza che, come un elisir, ci sostiene e ci inebria, facendoci coraggio per arrivare a sera. È la locanda famosa di cui si parla nel libro, dove si potrà sedere e mangiare e dormire. Lei, l'angelo, portico aperto su cieli sconosciuti. Una vita senza morte non è bene per un uomo infelice. L'essere creato da Victor è un figlio ripudiato. Ti ho creato pensando al sublime, e invece nessun uomo potrebbe sostenere l'orrore del tuo aspetto. Il sogno di Victor diventa incubo. Il miraggio di ricostituire una famiglia mancata ne condanna un'altra, quella di Victor, creatore padre, e della sua creatura, ad un'incapacità di amare senza fine. Frankenstein, il sogno degli amori orfani, è un catalizzatore delle inquietudini del secolo da cui nasce. Nell'Ottocento, la morte non è più intesa come una cesura inappellabile. L'uomo si interroga se le voci di coloro che ha amato, nel giardino dell'aldilà, possano ancora pronunciare il proprio nome. Nasce lo spiritismo. Cambia il modo di vivere e immaginare i cimiteri.
non più luoghi ultimi, ma giardini, ammantati di struggente poesia e di caduca bellezza, dove le tombe sono divenute case da abbellire con fiori durante il giorno. La notte, invece, l'uomo è colto dal terrore di continuare suo malgrado la vita nel fondo di una tomba, all'insaputa dei vivi e nell'impotenza dei morti. È un dolente canto sul potere oscuro dei desideri, sulla solitudine dei vivi e dei morti, sull'impossibilità di sapere quale delle due sia più terribile. I video presenti nello spettacolo sono lo specchio capovolto di ciò che viene detto, del mondo della parola, quello del palcoscenico. Sogni, pensieri, omaggio alla fantasmagoria del cinema che proietta e fissa in immagini il viaggio vorticoso dei pensieri. Come lo spiritismo, il cinema è una sorta di evocazione di fantasmi, l'imprigionare delle visioni che, prima di essere fissate per sempre, vagavano senza logica nella mente. I primi spettatori dei Lumière non sono forse fuggiti di fronte al manifestarsi di immagini partorite dal nulla? L'uomo è figlio della morte. È educato e spronato da essa a raggiungere quello che desidera prima che scada il tempo. La morte, presasi la madre, in cambio lascia a Victor la capacità di superare i limiti, l'amore per la scienza, l'ossessione, tutto quello, cioè, che farà di lui un essere unico fra gli altri e che gli fornirà gli strumenti per vagare nel buio e ritrovare la madre. Ma il giardino del sogno diventa una selva di incubi. Victor, assunto su di sé il compito di creatore, subirà la stessa sorte degli dei che si palesano. Sarà distrutto dall'uomo da lui creato, che si ribellerà, deluso dalla sua incapacità di amare come un dio dovrebbe. Quest'incubo soltanto con la morte finirà soltanto con la morte di entrambi. Ed entrambi saranno distrutti. Non è bene cercare nelle tenebre. Forse è meglio che qualsiasi cosa ci sia nel buio rimanga.